Allora, buongiorno a tutti, grazie per essere qui nonostante il tempo. Allora, comincerò con una premessa per spiegare anche una certa difficoltà che ho oggi di parlare davanti a voi di un tema, perché è un tema particolare, nel senso che a differenza degli interventi, delle conferenze, delle lezioni che ho l'abitudine di fare e che procedono in maniera lineare da A a Z, quindi c'è un percorso lineare. Oggi è più difficile, nel senso che non si tratta di cominciare da un punto e arrivare a un altro, anche se la logica è sempre stata la mia colonna vertebrale, però in questo caso il tema, che è il tema dell'anoressia, è un tema particolare, nel senso che è stato anche un oggetto di studio, ma è stato soprattutto quello che si può qualificare come esperienza. È stato un'esperienza, è stato un evento che ho attraversato o che mi ha attraversato. È l'evento a partire anche dal quale tutta la mia filosofia poi si è strutturata. Allora, in questo senso, l'anoressia è un evento, è un'esperienza, anche in senso filosofico, così come direbbe Hannah Arendt, che è tra l'altro per me il punto di riferimento filosofico, nel senso che Hannah Arendt ha sempre spiegato che anche il suo rifiuto dell'etichetta filosofa era legato al fatto che nella filosofia accademica, la filosofia accademica da Platone in poi, aveva avuto tendenza ad evacuare tutto ciò che si definisce come esperienza e evento. Ma allora, che cos'è questa esperienza e questo evento? Scusate, è bella questa musica della pioggia, però mi distrae al tempo stesso. Allora, cosa intende Hannah Arendt per esperienza e evento? È tutto ciò che accade, tutto ciò che ci tocca, tutto ciò che ci attraversa e che per Hannah Arendt, ma anche per me, naturalmente, mutatis mutandis, giustifica il pensiero, giustifica l'attività della mente. Però perché questa attività della mente possa essere giustificata come incarnazione di questo evento, bisogna che il pensiero lui stesso sia un pensiero incarnato. Allora, Hannah Arendt ha cominciato a parlare, a filosofare, a scrivere, a partire da un evento particolare. Erano le macerie dalle quali ci si trovava circondati alla fine della Seconda Guerra Mondiale, le macerie in cui ci si trovava dopo l'evento del totalitarismo, l'esperienza che la spinge a costruire la sua filosofia e questa esperienza totalitaria. Nel mio caso, il punto di partenza del mio pensiero sono state le macerie del mio stesso corpo. E quindi quello che c'è stato dietro la mia attività, i miei saggi, prima di quest'ultimo libro che è più personale, era la necessità di ripensare la realtà a partire da questo corpo. Corpo che tra l'altro per secoli era stato evacuato proprio dal pensiero. Nel senso che questo lo sapete tutti, l'attività del pensiero, l'attività filosofica, si era strutturata in maniera dicotomica. Cosa vuol dire strutturata in maniera dicotomica? Nel senso che il pensiero dicotomico, per dirlo in maniera molto semplice, è quello che funziona sulla base del sì-no. O è sì o è no. E nel caso del pensiero filosofico, il pensiero filosofico si è strutturato a partire da Platone sulla base della dicotomia tra anima e corpo. Per cui l'anima rinviava a tutto ciò che di positivo caratterizzava l'uomo,
l'uomo, lo dico apposta, mentre il corpo caratterizzava tutto ciò che di negativo caratterizzava l'essere umano e quindi soprattutto l'aspetto femminile, la donna. E questo per secoli fino alla rivoluzione fenomenologica, che tutti effettivamente voi conoscete, in particolare, perché non è una lezione di filosofia, in particolare citerò Merleau-Ponty, che struttura proprio il suo pensiero sulla necessità di riassorbire questa dicotomia anima e corpo, spiegandoci che il corpo è, in francese, la doublure extérieure de l'âme, cioè il corpo è la fodera esterna dell'anima e quindi non si può pensare l'essere umano se non si articola il rapporto che ogni persona, ognuno di noi, è capace di stabilire con il proprio essere il proprio corpo e con l'avere il proprio corpo. Tuttavia, questa rivoluzione fenomenologica è rimasta incompiuta, perché nonostante tutto, ancora oggi ci troviamo all'interno di un dualismo radicale. Allora, anche se si parla sempre meno di anima o anche di pensiero, ancora oggi siamo immersi in una realtà che tende ad opporre o a contrapporre la volontà, considerata come onnipotente, alla materialità del corpo che questa volontà onnipotente deve poter controllare. Ecco, per certi aspetti, l'origine, da un punto di vista filosofico, poi di questo pensiero, partendo da quello che ho nominato prima, l'evento, l'esperienza dell'anoressia. Questo evento sintomo su cui tornerò. Perché quello che le due domande cui cercherò di rispondere oggi sono: che cos'è l'anoressia? Qual è il posto del corpo e della mente all'interno di questa esperienza, all'interno di questo evento che è l'anoressia? E poi come si articolano tra di loro il desiderio e il dovere, laddove il desiderio va piuttosto dal lato, dalla parte del corpo, mentre il dovere, ma cercherò poi di spiegare perché, va piuttosto dalla parte della mente. Per cercare di rispondere a queste domande ho deciso di strutturare il discorso di oggi attraverso una serie di parole chiave che rinviano a dei concetti, perché ovviamente essendo poi filosofa mi devo riagganciare al concetto. Come diceva Deleuze, il filosofo è una persona, la filosofa, si è innamorati dei concetti, anche se naturalmente questi concetti devono poter essere incarnati. E il fatto di organizzarlo attorno a questo discorso di questa mattina, organizzarlo intorno a queste parole chiave, a questi concetti, mi permetterà non certo di rispondere completamente alle domande, quindi non di spiegare tutto, perché sarebbe una pretesa, ed sarebbe l'esatto contrario di quel tipo di filosofia che mi interessa, ma piuttosto per dare delle briciole, per dare degli spunti di riflessione, per dare un punto di partenza attraverso il quale possiate poi voi, ognuno di voi, poter pensare e rispondere a questo tipo di domande. D'altronde, ho cominciato citando Hannah Arendt e l'importanza dell'evento, adesso mi riferisco a un altro punto di riferimento nel mio pensiero, Montale, conoscete tutti, In ossi di seppia, quando spiegava proprio questa impossibilità di spiegare tutto, i famosi versi in cui dice: non domandarci la formula che mondi possa aprirti, sì, qualche storta sillaba è secca come un ramo, codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. E quindi attraverso queste parole, questi concetti a cui farò riferimento, cercherò proprio di spiegare ciò che non sono e ciò che non voglio. Come cominciare allora? Prima di entrare nel vivo, scusate, io ho questa tendenza a voler fare molte premesse, però prima di entrare nel vivo mi scuserete se leggo un piccolo brano di questo mio ultimo libro che mi permette proprio di introdurre il tema di cui... Adesso ogni tanto mi blocco col francese perché mi vengono le espressioni in francese e cerco di tradurmi, quello che non va assolutamente fatto.
Allora, vi leggerò quindi questo brano e poi ripartirò da questa struttura attraverso concetti e parole. La cosa più difficile è far capire quella sofferenza che è dentro, immensa, senza fondo, che non lascia trasparire nulla perché dall'esterno non si vede nessun segno, nessun indizio, nessuna spiegazione razionale. Anzi, se si guarda dall'esterno, tutto va bene. Hai tutto. Assolutamente tutto, bellezza, intelligenza, sensibilità, una famiglia, degli amici, dei diplomi. Non sei malata, cioè sì, lo sei, ma nell'unico senso inaccettabile del termine, perché per gli altri sei tu che sei all'origine della tua malattia. Tu che non vuoi mangiare, tu che non vuoi fare uno sforzo per uscire dal tuo mondo folle, tu che non la smetti di lamentarti. E allora come far capire agli altri che in quel magnifico tutto manca l'essenziale? Come spiegar loro che, nonostante tutto quello che si ha, manca la semplice e banale evidenza che vivere è bello? Come trovare le parole per dire che manca la gioia, manca la pace, manca la forza di affrontare il mondo, manca la voglia? Perché in fondo non hai voglia di niente. Non sai quello che vuoi, quello che desideri, quello che sogni. Sai solo che devi fare qualcosa, che devi reagire, che devi fare in modo che tutto torni come prima. Devi. È difficile spiegare cosa voglia dire avere paura di uscire da casa. Il pensiero ossessivo che sarebbe bello chiudere per sempre gli occhi e non svegliarsi più. La tentazione di prendere un coltello e di ferirsi, farsi male per sentire un po' meno male, perché la vita non la si riesce a vedere in modo diverso. Perché sembra una prigione senza porte. Anche se la porta esiste, per gli altri basterebbe aprirla, un semplice gesto, impossibile, impossibile. Perché è meglio morire che decidere di non essere più esattamente quella persona che si è fatto di tutto per essere, quella che merita di vivere, quella che ha il diritto di farlo. Provate solo per qualche istante a pensare cosa vuol dire avere la sensazione di doversi sempre giustificare. Provate ad immaginare cosa vuol dire avere il sentimento di dover fare sempre qualcosa per dare un senso all'esistenza e la certezza di non arrivarci, che gli altri lo fanno meglio, che voi non valete nulla, non servite a nulla, non avete alcun valore. In quei momenti non è la morte che fa paura, è la vita. Perché la morte è solo una liberazione. Da quell'incubo che ti annienta. Scusate, era un po' lungo, però volevo cominciare da questo passaggio che permette anche di contestualizzare meglio rispetto a quanto io abbia fatto prima con la mia premessa, quello che cercherò di sviluppare. Allora, parole chiavi, concetti, certo. La prima parola non può che essere la parola anoressia. Allora, come sapete tutti, la parola anoressia, nella parola anoressia c'è la alfa privativa e il significato letterale dell'espressione anoressia è senza fame. Questo è tra l'altro uno dei problemi di fronte al quale ci si trova, nel senso che nel momento in cui si riceve l'etichetta, perché spesso è un'etichetta di anoressica, la gente pensa che non si abbia fame, mentre in realtà non è assolutamente questo il problema. Nell'anoressia si ha fame di tutto, e questa fame è terribile, questa fame è senza fine, questa fame si accumula proprio perché il problema che c'è dietro è che questa fame è collegata a un desiderio di niente, come diceva Lacan, désir de rien. Non si desidera nulla e quindi si ha fame di tutto, proprio perché c'è una asimmetria tra il desiderio e il bisogno, asimmetria sulla quale tornerò tra qualche istante. Quindi che cos'è
questa anoressia, questa fame di tutto, questo desiderio di niente. È un sintomo, quindi è un'etichetta effettivamente che si dà, ma per qualificare ciò che non è altro, e quando dico ciò che non è altro, naturalmente non è per banalizzare, anzi, ma ciò che non è altro che un semplice sintomo. E quando dico ciò che non è altro che un semplice sintomo, è perché in quanto sintomo, ciò che manifesta l'anoressia è una sofferenza molto più profonda. È una sofferenza profonda, che è una sofferenza che rinvia a un vuoto, a una mancanza, a un abbandono, a un non amore, a un non riconoscimento, ma tornerò su alcuni di questi termini, e al tempo stesso è un sintomo che protegge. Ecco perché bisogna fare estremamente attenzione a non voler eliminare il sintomo senza capire di ciò di cui l'anoressia è sintomo, perché finché il sintomo è lì, ci si protegge da qualcosa che è questo abisso, che è questo vuoto che si ha all'interno. E quindi, in quanto sintomo che ci protegge, è qualcosa che ci permette di aggrapparci. Ci si aggrappa a questo sintomo dietro il quale, ho detto prima, vuoto, abbandono, non amore, non riconoscimento, ma c'è anche qualcosa in quanto sintomo e si esprime un tentativo o una volontà di controllo. Controllo che si esercita naturalmente prima di tutto sul cibo. Io controllo il cibo, quello che entra e quello che esce, e nel controllare o nell'illudermi di controllare quello che entra e quello che esce, ho la sensazione di poter controllare tutto quello che mi sfugge, controllare tutto quello che è intorno a me, controllare le mie reazioni che io considero essere esagerate, ma controllare eventualmente anche l'atteggiamento degli altri. Da questo punto di vista, l'anoressia è anche un sintomo della società contemporanea nella quale ci si trova oggi, che è una società che è caratterizzata da questo volontarismo spinto molto lontano, il volontarismo che si esprime nella famosa frase «basta volere per potere», un volontarismo tra l'altro che si è tradotto ultimamente anche in termini politici. In Francia, dove io vivo e dove lavoro, lo slogan del 2007, delle presidenziali del 2007 di Nicolas Sarkozy era ensemble tout est possible, ensemble tout est possible, insieme tutto è possibile. Ma anche nello slogan, anche lì mutatis mutandis, di Obama, yes we can, sì possiamo. Allora, il problema è che sì possiamo, ma non possiamo tutto, perché il fatto di credere di poter tutto controllare in realtà è proprio un'illusione, e non è solo un'illusione perché la realtà resiste per definizione, ma è anche un'illusione perché psicologicamente, da un punto di vista esistenziale, più si cerca di controllare, più tutto quello che si cerca di controllare sfugge. E poi c'è un ritorno di boomerang, perché nel momento in cui io mi rendo conto che ciò che io cerco di controllare sfugge, mi colpevolizzo. Non sono stata capace di controllare quello che altri riescono a controllare. E quindi dal parola, concetto di anoressia siamo lentamente passati alla parola, concetto di controllo. Mi perdonerete, siccome sono un certo numero le parole che voglio evocare, non andrò a fondo, naturalmente poi se ci saranno delle questioni risponderò a tutte le vostre domande. Almeno, insomma, tutte, cercherò di rispondere alle domande in cui sarò capace di rispondere. E poi arriviamo a una terza parola legata a quella di controllo, che è quella di dipendenza. L'ho detto prima, tanto più si cerca di controllare, tanto più si ha la sensazione, il sentimento, la certezza che tutto sfugge. E infatti nell'anoressia è il corpo che va alla deriva, si ha l'illusione di controllarlo, perché si controlla il numero di calorie che si mangia, perché si sa esattamente quello che si deve fare in termini di movimento per bruciare le calorie che ci si è concessi, ma al tempo stesso il corpo va alla deriva, perché il corpo è la realtà
e il corpo rinvia come un boomerang tutto quello a cui lo si è sottomesso, e se non è subito e dopo, a distanza di anni, perché il corpo resta e il corpo ci rinfaccia e ci chiede a un certo punto i conti del nostro atteggiamento. Quindi il corpo va alla deriva, ma quello che va alla deriva è soprattutto la vita. Perché anche se il sogno di un'anoressica, anche se l'espressione di un'anoressica non mi piace, ho cercato di spiegare nel libro che non esiste l'anoressica, la bulimica, non esiste un gruppo, una definizione in cui tutte e tutti possono riconoscersi, però permette comunque di far riferimento a chi di questo sintomo, chi diventa questo sintomo. Ebbene, il sogno incarnato o disincarnato da questo sintomo è quello dell'indipendenza definitiva e totale. Non ho bisogno di niente e di nessuno. Il fatto di rifiutare di mangiare anche se si ha fame è un modo di dire: ho talmente poco bisogno degli altri e del mondo che posso anche non mangiare. Quindi non ho bisogno di niente e di nessuno, proprio mentre più il tempo passa, più ci si rende conto che si ha bisogno di tutto e di tutti. Perché dietro questo rifiuto del mondo, dietro questa volontà di fare come se non si avesse bisogno di niente, c'è in realtà la necessità di costruire un luogo attraverso proprio il proprio corpo che permetta di accettare cosa? Che permetta di accettare la dipendenza. Allora, che cos'è questa dipendenza? La dipendenza è ciò che ci caratterizza tutti in quanto esseri umani. È perché siamo esseri umani e perché siamo iscritti nella finitudine della nostra condizione umana che noi dipendiamo, ma non dipendiamo solo dal mondo, non dipendiamo solo dal cibo che ci permette di sopravvivere, dipendiamo emotivamente e psicologicamente da tutti coloro che ci circondano. Cosa sarebbe l'amore se non si accettasse una forma di dipendenza dallo sguardo di colui o di colei che ci ama? Chi non ha attraversato nella propria esperienza quell'attimo in cui tutto o quasi dipendeva dallo sguardo o dalla parola dell'altro, dell'altra persona? E allora lì, anche proprio da un punto di vista filosofico, il concetto di dipendenza è centrale quando si arriva ad articolare dipendenza e autonomia, perché in realtà è una coppia concettuale. Siamo oggi in una società in cui, io direi, finalmente si riconosce l'importanza della autonomia individuale, anche proprio da un punto di vista di filosofia morale, di etica. Autonomia dal greco, autonomos, potersi dare la propria regola, le proprie norme, cioè poter decidere quello che per se stessi è giusto e buono. E quindi uscire, da un punto di vista filosofico, dall'eteronomia, quando le norme, le regole vengono da un'istituzione, da altri, per poter decidere qual è il nostro progetto di vita, quali sono i mezzi che noi abbiamo a disposizione per poter perseguire questo scopo, questo progetto, per poterci costruire come soggetti della nostra vita. Però l'autonomia, che è centrale, che struttura oggi il pensiero e che si ritrova quando si tratta di questioni di sessualità, quando si tratta di questioni di etica medica, l'eutanasia, eccetera, questo concetto di autonomia non è l'indipendenza. Ecco perché bisogna sempre tenere insieme autonomia e dipendenza, perché i due non sono in contraddizione. Allora, come diceva sempre Hannah Arendt, in una lettera, questo non era un'opera destinata all'origine ad essere letta, ma in una lettera al proprio secondo marito, diceva: è stato solo nel momento in cui io ti ho incontrato e ho scoperto l'amore che ho avuto accesso a due cose. Ho avuto accesso alla mia autonomia, cioè a ciò che io sono e a ciò che io voglio perseguire nella mia vita, ma ho avuto accesso anche alla gioia della dipendenza, la dipendenza legata al tuo sguardo, la dipendenza legata al fatto che io sono
quando ci sei tu, anche se io esisto, anche se tu non sei sempre accanto a me. E quindi è in questo gioco di dipendenza e autonomia che si struttura poi anche la relazione d'amore. E attraverso la passerella dell'amore arrivo a un'altra parola chiave nel rapporto tra mente, corpo, norme, desideri. Certo che la pioggia sta aumentando, non so se è quello che dico che scatena la bufera. Scusate, ne ho approfittato per bere, perché almeno il riconoscimento del bisogno del proprio corpo, almeno questo l'ho conquistato dopo tutti questi anni. Allora, la parola, avevamo detto che l'amore ci porta come una passerella al termine di abbandono, perdita. Perché in realtà nell'amore cosa si fa? Come diceva Freud, si cerca sempre di ritrovare l'oggetto che si è perduto. Qualcosa si perde, tutti perdono l'oggetto iniziale del proprio amore. Solo che in alcuni casi, quando c'è un non amore o un non riconoscimento, parola su cui tornerò, questa perdita è una perdita più radicale. Perché l'oggetto del nostro amore era l'oggetto soggetto poi del nostro amore era colui o colei che per vari motivi non ha avuto la possibilità o la capacità di riconoscerci per quello che siamo. Cioè di riconoscere la nostra profonda alterità rispetto a loro. Allora, nel mio caso specifico, perché anche qui pensiero incarnato, non posso poi disincarnarlo, nel mio caso specifico il mio primo grande oggetto d'amore è stato probabilmente, ci metto un probabilmente perché non esistono delle verità sicure iscritte nel marmo, è stato probabilmente mio padre, un padre amato, un padre incapace però di riconoscere che io potessi essere altro rispetto a lui, diversa da quelle che potevano essere le sue attese su di me, con uno sforzo a quel punto continuo senza fine di condere esattamente all'immagine che quest'uomo amatissimo poteva avere di me. E mio padre resta una persona che io amo tantissimo, anche se l'avevo scritto nel libro scritto ho smesso di voler cercare di cambiare mio padre, e avevo anche scritto probabilmente mio padre questo libro non lo leggerà, o se leggerà non capirà. Mio padre non l'ha letto, mio padre non lo leggerà, si è limitato a leggere la critica che era uscita, la bella critica che era uscita su Repubblica, e da allora ha deciso di non parlarmi più. Però il problema è che, siccome in tutto ciò c'è la necessità di rompere qualcosa che mi aveva imprigionato, anche se è anche difficile dirlo davanti a voi in questo momento perché questo è personale, però bisogna anche poi mostrare le conseguenze e assumere la responsabilità di quello che si fa. Quindi riprendo il filo del discorso, l'abbandono, la perdita di questo oggetto e al tempo stesso questa volontà di conformarsi alle attese per essere amati, per avere, concetto chiave da un punto di vista esistenziale e filosofico, per avere il riconoscimento. Il riconoscimento è un termine appunto molto importante, tra l'altro c'è un bel libro di Axel Honneth che parla proprio della lotta per il riconoscimento. È molto bello perché in francese il riconoscimento si dice reconnaissance e c'è un'ambiguità, perché vuol dire al tempo stesso riconoscimento e riconoscenza.
E quindi vedete come c'è tutta questa ambiguità, come se il riconoscimento obbligasse poi a una riconoscenza, mentre in realtà le cose sono un po' più complicate perché c'è sempre una simmetria. Che cos'è questo riconoscimento? Perché ogni essere umano ha bisogno di essere riconosciuto? Perché nel momento in cui non si è riconosciuti per quello che si è, cioè nel momento in cui poi non si è amati per quello che si è, si incontra e si è confrontati a un problema nella costruzione della propria identità. C'è un nocciolo duro, una base dura, che non si riesce a consolidare. Se io non sono stata riconosciuta, come posso aver fiducia in me? Se io non sono sufficientemente adeguata alle attese dei miei genitori, può essere mia madre, può essere mio padre, può essere mio fratello, io che valore ho? Ecco perché il riconoscimento, come dice effettivamente Axel Honneth, è la base stessa della fiducia in sé. E questa fiducia in sé, che non deve essere totalizzante, cioè non si deve intendere con fiducia in sé quello di cui si sente molto parlare oggi, la self-esteem, l'autostima, non è questa capacità di imporsi agli altri, non è bisogna avere comunque una certa capacità di fiducia in sé per continuare a parlare nonostante tutto questo. Scusatemi, è un po' difficile perché ho la sensazione che c'è proprio un rumore di fondo. Infatti urlo poi per farmi. Mi riuscite a sentire? Allora, quindi questa fiducia in sé non è l'autostima, cioè non è questa capacità assolutamente a imporsi agli altri e a considerare che gli altri non valgono niente. È invece, come diceva anche Winnicott, il pedopsichiatra, quella base che permette ai bambini, quando sono piccoli, di cominciare a tenersi su. Il bambino comincia a tenersi su da solo quando impara che anche se la madre allontana lo sguardo da lui, la madre continua ad amarlo per quello che è. E quindi c'è un gioco di andata e ritorno tra la madre, Winnicott parla di madre, naturalmente si intende l'adulto. L'adulto va, l'adulto se ne va e les aller-retour, nel va e vieni, il bambino capisce che riesce a sopravvivere anche se l'adulto non è là. E quindi comincia ad avere una base, comincia a potersi stabilizzare e crescere. Naturalmente questo riconoscimento poi permette anche poi di svilupparsi. Ecco perché Axel Honneth ci spiega che ci sono tre nozioni fondamentali dietro il riconoscimento. C'è l'amore, che è il primo rapporto all'altro, c'è il lavoro, perché crescendo, se non si riesce ad avere un lavoro in cui ci si può esprimere, in cui si può anche comunicare quello che si è, si indebolisce questa capacità di aver fiducia in sé, e poi c'è il diritto. Allora lo cito, anche se più a latere rispetto al mio discorso, perché naturalmente un diritto che non permette il riconoscimento dell'altro, del diverso, che non permette di poter costruire l'uguaglianza nella diversità, è un diritto che fragilizza il riconoscimento e la fiducia di ogni individuo, quindi un diritto ingiusto che bisogna fare in modo di poter cambiare, ma questa è una parentesi. Torniamo a questo rapporto tra riconoscimento e fiducia. Senz'altro avrete letto uno dei testi più belli per me di Kafka, che è La lettera al padre. Nella lettera al padre di Kafka, Kafka spiega proprio che perché non c'è stato questo riconoscimento, perché c'era questo sguardo giudice, questa istanza giudiziaria, quello che poi Freud chiamerà il super io, ma che nel caso di Kafka era il padre, lo sguardo del padre che schiaccia, che progressivamente... Scusate, io mi dispiace molto, sono molto destabilizzata
Quindi c'era questo sguardo del padre che lo schiaccia e la difficoltà di Kafka che lo porta poi anche a fare esattamente quello che il padre avrebbe voluto che lui non facesse. Quindi si fa tutto per essere giudicati male nel momento in cui si comincia con un non riconoscimento per come si è. E io taglio un pochino il discorso che volevo fare, lo recupererò rispondendo poi alle vostre domande, per affrontare l'ultima parola su cui volevo centrarmi, che è la parola di psicanalisi. Psicanalisi perché nel mio caso specifico non voglio dire che per tutte le persone che hanno questo tipo di sintomo, per tutte le persone che hanno una sofferenza esistenziale deve essere la via, ma nel mio caso è stato anche grazie, anche e soprattutto grazie alla psicanalisi che io sono riuscita anche solo a individuare questi punti, questi nodi. Il non riconoscimento, il perché facevo di tutto per adeguarmi alle attese di mio padre, il perché cercassi di controllare tutto, il perché non era possibile desiderare altra cosa rispetto a quello che desiderasse per sé e per me mio padre. Quindi questo percorso di psicanalisi è stato per me molto importante. Solo che questa psicanalisi, a parte il fatto che è stata lunghissima, poi è stata anche una psicanalisi che io ho fatto in francese, perché a ciò si è aggiunto il fatto di aver lasciato l'Italia, di essermi trasferita in Francia e di aver ricominciato a ripercorrere mille e mille volte la mia storia in una lingua che non era la lingua paterna. E dico esplicitamente che non era la lingua paterna perché il fatto oggi di ricominciare a scrivere e a parlare in italiano e perché ho potuto riconquistare la lingua materna dopo aver fatto un detour per una lingua altra, diversa. Ma quello che è stato importante è stato, attraverso questo ripercorrere mille e mille volte, spesso con le stesse parole, spesso con altre parole, la mia storia, recuperare il filo interrotto di un pensiero che si era incastrato. Allora, qualcuno potrà dire, ma come il pensiero si era incastrato mentre lei in realtà faceva poi il suo percorso come filosofa? Perché quello che si sviluppava e si srotolava era un pensiero estremamente logico, in cui tutto rientrava, sistematico. Se A, allora B, se B, allora C, quindi A implica C. Ma in questo sistema qui, in questo pensiero in cui tutto torna e tutto si tiene, sfugge e viene lasciato fuori proprio tutto quello che fa difetto, e l'umano fa difetto, l'umano sbrodola, l'umano balbetta, come diceva Lacan o Freud, mi correggerà Renata se dico una stupidaggine in questo momento, l'io non è dove io penso, l'io è altrove. E dove io penso non c'è l'io. L'io, cioè quello che io desidero, quello che io sono, Lacan. Quello che io desidero si esprime probabilmente proprio in un discorso che non è razionale, in un discorso che balbetta. C'è un episodio che io racconto a un certo punto nel libro in cui sto facendo una conferenza in Francia, universitaria, quindi molto inquadrata, ed è una conferenza sulla paura. Io ho lavorato anche proprio sulla paura, e paura in francese si dice peur, cioè bisogna stringere la E per pronunciare, mentre il nome padre in francese si dice père, si deve aprire la E. E a un certo punto mi sono bloccata, non riuscivo più a dire peur, paura, perché mi usciva sempre padre, père. E quindi ho avuto un momento di incertezza e poi, vabbè, sono andata oltre perché ho detto no papà, questa è la mia conferenza, vai, accomodati, adesso io continuo per la mia strada. È un aneddoto. Ma in questo percorso, perché poi è questa anche una cosa importante che volevo dire, in cui l'io balbetta, in cui l'io cerca di emergere, cerca di dire qualcosa, cerca di identificare il proprio desiderio che continua a sfuggire nonostante tutto,
La cosa soprattutto che ho imparato è che qualcosa esiste che non si ripara mai. Quello che è stato non lo si può cambiare. Non si può tornare indietro e ricominciare tutto da capo, non si può fare come se nulla fosse successo. E quindi la ferita, la frattura, il vuoto, la mancanza resta. Io non ho più questo sintomo. Lo so, mi vedete magra forse, quindi dite ma in realtà lei ancora no, mi agito tanto, per cui probabilmente consumo molto. Però la frattura, la paura, quella tendenza a precipitare nell'abisso che è lì e che può sempre risucchiare, la coscienza del fatto che ciò esiste e che nella mia vita intera io sono quella che sono fratturata, questa è stata la vera conquista di questi 15 anni, perché mi ha permesso di spostarmi dal luogo in cui ero e di costruire a partire dal mio corpo un nuovo luogo, spostando completamente il punto di partenza e quindi di aprire quella famosa stanza senza luce in cui, che era presente in quel passaggio con cui ho cominciato, che vi ho letto, di trovare una porta per far entrare un raggio di luce. Allora, naturalmente non esistono bacchette magiche. In questo percorso, che è un percorso doloroso, che è un percorso difficile, ci vuole anche tanto coraggio, perché ci vuole anche il coraggio di decidere che si vuole smettere di soffrire e che non è più nella sofferenza che si trova quella jouissance, che si trova quel qualcosa che ci tiene in vita. Però è solo in quel momento che poi si ricominciano a vedere le cose in maniera leggermente diversa. Vi volevo leggere giusto veramente qualche riga. Ma che ne sanno gli altri di quello che ho dovuto fare per capire che avevo bisogno di tutto e per aprire di nuovo la porta all'amore? Niente. Non ne sanno niente ed è normale. E forse è meglio così. Tanto nessuno può cancellare quello che è successo. Nessuno può riparare i torti e le violenze e così, punto e basta. Ora so che non serve a nulla a recriminare su quello che non si è avuto. Ma so anche che si può fare qualcosa per evitare di peggiorare le cose e che sono io che posso farlo, io e nessun altro, esattamente nel momento in cui piango, invece di sognare un futuro improbabile in cui tutto andrà bene e che non arriverà mai. E ho letto queste righe perché vorrei cercare di rispondere a una mail che ho ricevuto in questi giorni e che mi ha profondamente toccato e commosso. In questa mail una ragazza mi scrive, una ragazza che la chiamerò Laura, mi scrive: ma non ne valeva la pena, visto tutto quello che ha potuto fare e tutto quello che ha ottenuto? A questa Laura io rispondo no. No, non ne valeva la pena. Non ne valeva la pena perché il dolore non ha mai senso. Allora, io sono quella che sono perché ho attraversato tutto questo, perché sono passata attraverso le tenebre, ma quello che io sono oggi non è il mio titolo, non è il fatto di essere ordinario di filosofia morale all'Università di Parigi. Questo non vale niente. Scusatemi, vale tanto, ma non vale niente. Perché non ne valeva la pena e soprattutto non è questo che io sono oggi. Allora, cosa sono io oggi? Io forse, sono una persona capace di aprire oggi gli occhi sugli altri, su di voi. L'unica cosa che mi interessa è cercare di aprirmi agli altri
e sentire in questa comunicazione che ero incapace di fare prima, perché nell'anoressia il mondo diventa piccolo piccolo, ci si chiude, di potermi di nuovo aprire per guardare, per sentire. E se io posso far qualcosa, effettivamente è cercare di riparare le ingiustizie, ma non quelle che io ho subito. Riparare le ingiustizie altrui o fare in modo che le ingiustizie possano eventualmente diminuire. Ecco perché l'etica, che è la mia disciplina, l'unica definizione che io sposo dell'etica è far qualcosa per cercare di contrastare l'estrema fragilità della condizione umana. Vorrei solo concludere, prima di rispondere alle vostre domande, e per concludere mi perdonerete di leggere proprio le ultime righe del libro. Le posso leggere perché non è un thriller, quindi poi il fatto che io sia qui vuol dire che finisce in un certo modo. Sono piena di contraddizioni e di difetti, ma oggi ne sono consapevole e comincio pian piano, non sempre, ad accettarlo. È forse l'unica cosa che ho veramente capito. Nella vita non si può fare altro che accettarsi ed essere indulgenti e perdonarsi. E allora, anche se talvolta sono ancora triste, poi rido di nuovo. Jacques mi dice sempre che quando sorrido sono più bella. E termino con Jacques, che è qui presente oggi, a cui dedico l'incontro di oggi. Perché è anche grazie a lui che volevo essere una farfalla ed oggi finalmente volo. Grazie. Vi ringrazio tantissimo. Grazie.